Bene, adesso vedete che siamo in un test, un programmino, in cui ci sono due avatar in VR chat, quello di sinistra e quello di destra. E cominciamo con quello di sinistra, vedete che si muove a sinistra, quello di destra lo vede. E quando faccio use, cosa succede? Che si alza, cioè si apre la porta. E quindi io posso passare, no? Posso passare di là e quindi effettivamente la porta è aperta, ma è aperta anche per l'altro avatar. Quindi se io vado su il secondo avatar, che sarebbe questo qui anche può camminare, può passare attraverso la porta, vedete? E può però anche usare il pulsante. Questo è esattamente quello che volevamo fare. Quindi se io adesso col secondo avatar chiudo la porta è chiusa ed è chiusa per tutte le persone nel mio mondo. Questo è un effetto che se a voi sembrerà banale, perché siamo abituati a vederlo in Second Life, OpenSim, eccetera, ma in VR chat costruirlo con gli script è un filo più difficile che non negli altri casi. Adesso usciamo e vi faccio vedere come è stato progettato questa cosa. Quindi usciamo dal test 1, usciamo anche da questo exit e vediamo come funziona. Quindi in realtà è molto simile a quello che abbiamo fatto finora, nel senso che noi abbiamo fatto la porta, abbiamo messo lo script che ci permette di l'abbiamo messa nel bottone. E nel bottone abbiamo fatto una differenza sostanziale a questo punto. Abbiamo messo, invece che muovere direttamente la porta, chiamiamo un messaggio di network, quindi diciamo alla rete. La rete è intesa proprio come la rete di tutti, anche gli utenti che ci sono, per informarli che succede un determinato evento. Questo messaggio farà scatenare in tutte le coppie dei mondi in cui c'è lo script di Unity che sta girando e consentirà a tutte le persone, insomma, di sincronizzarsi. Questa è un po' una sincronizzazione fatta attraverso una sorta di evento. Così manda un evento di rete. Voi direte che problema c'è a mandare un evento di rete così? Che si lancia il fatto che c'è stato l'evento, è difficile, un pochino più difficile, insomma, mandare dei parametri, tipo, ho visto un'applicazione che praticamente dato premendo un tasto in una struttura di ascensori faceva arrivare l'ascensore al piano xesimo, ma sincronizzandoli ovunque, e quindi bisognava vedere qual era, dove si voleva andare. Ma vediamo lo script ce l'abbiamo ed è questo. Aspettate, non è quello, ma in realtà è questo. Ecco lo script, come vedete non è neanche tanto complessino ed è costruito in questo modo. L'abbiamo già visto nello script precedente che abbiamo il vector che ci definisce la posizione aperta e il vector che ci definisce la posizione chiusa. Queste qui le abbiamo prese attraverso un vi ricordo, giusto per riferimento, che avevamo messo sulla porta. Eravamo andati qua e avevamo preso il copy position to clipboard, che era uno script che ho aggiunto io perché se no lui non lo registra. Cioè è complicato, nel senso che bisognava. Beh, in questo caso in realtà non sarebbe neanche difficile, basta soltanto modificare la Y, sarebbe altezza. Però in alcuni altri casi quello script che vi ho fatto vedere credo che sia molto utile per poter prendere delle cose un po' interessanti. Ok, allora lo script dicevamo, parte l'aperta posizione del target in posizione aperta o in posizione chiusa. Vedete che qui questi qui sono equivalenti a questi. Questo è il chiuso perché siamo. No, questo in realtà è l'aperta. Ah sì, aperta perché è aperta e posso camminare. E meno 1,63. Poi abbiamo ovviamente il target che sarebbe la porta che vogliamo aprire e chiudere. Abbiamo lo start in cui gli mettiamo la posizione del target che sarebbe la porta e la mettiamo chiusa in modo tale che si chiude alla partenza. E poi abbiamo un interact. Ecco, nell'interact invece di fare come eravamo abituati prima direttamente il pezzo di codice che apriva o chiudeva la porta.
Facciamo in realtà un semplice lancio di questo Send Custom Network Event e diciamo network event target.all, quindi praticamente tutti gli script praticamente presenti, gli lanciamo questa stringa, questa costante che è network event stuff, che corrisponderà in tutti gli script a un eventuale metodo questo. Quindi in realtà viene mandato a tutti gli script, ivi compreso anche il mio medesimo. Quindi se a me mi arriva con network event stuff, a questo punto mi vado a chiedere se la porta era aperta, la chiudo, e se la porta era chiusa, altrimenti la apriamo, quindi target local position uguale aperta, e poi faccio un debug log. Quindi questo è per dire che stiamo effettivamente chiudendo, aprendo e tutto. Quindi, boh, non c'è molto da... Ah sì, una cosa importantissima è affinché... vabbè, in realtà potrebbe stare anche così, nel senso che probabilmente funzionerebbe perché adesso ho messo nella porta, che è quella, gli ho messo un udon behavior questo, ma sono convintissimo che se noi lo togliamo, questo componente, tanto non c'è lo script, mi serviva solo per poter fare synchronize position. Ma secondo me se lo togliamo, visto che lo script vale per tutte le persone che partecipano, dovrebbe funzionare anche in tutti e due i casi. Quindi lo riproviamo, facciamo Ctrl+S, vediamo un po' se funziona e così vediamo anche un po' il debug, no? Facciamo show control e ripetiamo un po' quello che avete visto prima, in cui partono due, vedete che c'è number of clients 2, non in VR, e queste due personcine cerchiamo di fargli di vedere se funziona dopo che gli ho tolto quello scriptino di Udon che nella mia idea avrebbe dovuto sincronizzare la posizione della porta. Però è possibile che non ci sia bisogno di. Quindi questi qui sono i due client. Ok, entriamo sul client di destra. Ok, ricordiamoci di togliere il microfono, altrimenti non si capisce niente. Entriamo anche nel client di sinistra. Ok, il secondo client ci impiega un filo di più. Entrare, però è entrato. Però è entrato. Chiudiamo, vedete che c'è un Chiudiamo, disturbo, vedete che c'è un disturbo e quindi. chiudiamo anche il microfono di questo e quindi proviamo ad avvicinarsi al nostro bottone e proviamo a vedere se effettivamente vedete che lo apre sia da una parte che dall'altra. Questo perché il messaggio arriva e permette ai due script di lavorare insieme. Probabilmente bisognerà mettere anche la sync se per caso poi uno esce e rientra, insomma potrebbero esistere dei casi un po' strani e quindi forse varrebbe la pena di lasciare il sync, ma altrimenti vedete che abbiamo questa cosa funzionante. Poi dicevamo anche contro, no, il tasto destro shift mi sembra, il backtick e il 3. Vedete che accende il log su questo signore qua. Quindi andiamo sull'altro e proviamo a cliccare. Ecco, vedete? Ecco, vedete che c'è scritto una cosa molto interessante qua, e cioè che, vedete in fondo, sono tre righe, che è stato richiesto un sync run program VRC button a matte, e questo qui ha richiesto il network event stuff. Ok, quindi praticamente qui si vede praticamente questi eventi man mano che vengono mandati. Torniamo di là, facciamo anche qua il shift destro, il backtick, che credo sia questo 3, ok? Quindi abbiamo qua anche questo. Quindi vediamo, ripetiamo l'operazione, ecco. Word metadata failed, ok, vediamo un po' se riusciamo. Ecco, allora qui abbiamo rilanciato e quindi vedete che abbiamo mandato il segnale.
Vedete che la differenza c'è: RPC, Invoked e Network Processing, quindi c'è praticamente mi è mandato un messaggio a tutta la rete, e sulla destra vedete che c'è Invoked at the behest of Salazar. Ora, cosa sia il behest? Bisognerebbe studiarlo un secondo. Behest meaning a person's order of command, they had assembled at his best, per sua richiesta. Quindi è un modo inglese anche per dire che praticamente ogni singolo ecco qui facciamo il nuovo shift backtick 3, ok, e poi finalmente usciamo. Quindi queste qui sono quindi dobbiamo fare shift backtick 3, diciamo, togliamo questo e usciamo da qua. Quindi io credo di avervi spiegato i principi base, che tra l'altro spero di averli spiegati relativamente semplicemente, ma in effetti, come vedete, poi il programma non è nulla di complicato, nel senso che tutto si basa sul fatto di mandare questi segnali. Questi segnali sono solo dei segnali, non si riesce a mandare dei valori, a meno, come vedremo poi la prossima volta, di eventualmente impostare delle variabili sincronizzate, che però impiegano un pochino ad arrivare. Credo che per questo video è tutto. Buonasera.